Signore e signori, ecco a voi Alessandro Palombo. Alessandro è uno stilista di successo, più cesso che su. Questi sono i suoi soggetti, discutibili del sesso. Non sappiamo cosa sono queste entità. Attenzione che adesso arriva lui. Alessandro è un artista che ci aiuta a capire il mondo intorno a noi. Il ruolo dell'artista è quello di vedere il mondo e riportarlo così com'è. Qui vediamo un uomo cattivo che ha appena violentato una donna. Qui un'altra donna. Codardo c'è scritto. Qui un'altra donna con i coglioni. Qui è riferimento alle donne con il burqa in Iran. Quel cattivone di turno. Qui a favore dei neri in Africa, in America. Qui altri codardi. Qui altra divisione. Siccome in America devono dividere bianchi e neri, fanno vedere queste cose alla paura. Cioè l'uomo bianco che ha fatto così male al nero, serve a dividerli. Ah, vi ricordate questo grande uomo? Lui ha dedicato anche un art, essendo lui un artista con la S barrata. E ha dedicato anche a Berlusconi un suo pezzo. Poi lui ha fatto anche una serie dove fa vedere che anche donne famose vengono violentate dagli uomini. The trouble is, this is a dude! Il problema è che questo però comunque sì. Donne dell'Iran, tirate fuori il pisello. Diventate uomini! Esatto, così vi vogliamo! Tutte sexy! Ma non è oggettificazione questa. Eh no, cosa dici? Il patriarcato, il capitalismo, liberare le donne, tirando fuori le cosce. Com'è creativo lui, questa è la sua firma. Una donna nuda. Qui di nuovo, per dividere la pecora, dicono che l'uomo violenta. E qui c'è, come si chiama lui? Bill Cosby. Che dà un po' da bere a Marge. Marge, poverina, viene fregata dall'uomo cattivo, che adesso, che è tutta sbronza, lui la violenterà. Guarda, è la povera donna. Sta piangendo adesso. È tempo di fare il culo all'uomo. Omer il cattivone. Dobbiamo castrarli, questi violentatori. La donna è superiore all'uomo. La donna è divina. La donna ha i coglioni. La donna. Donna. Oh, ma guarda, la nostra vecchia conoscenza anal. Conoscete anal? Qui è quasi quasi si vede l'attacking. Una dedica anche a un'altra donna molto con i coglioni, proprio molto forte. Si chiama Caitlyn. Lei è Caterino. Sapete come è fatto Caterino? È fatto così. Questo è Caterino. Ah, che bella donna. Ah, beh, assolutamente bellissimo. Qui lui dedica alla donna questo pezzo perché
che dice: siccome i miei padroni vogliono che tu vai da loro, così loro ti ammazzano, dice alle donne: vai, fatti vai a controllarti, potresti avere il cancro al seno, vai dal rettile, perché lui ti dice: ma guarda, effettivamente, come ti diceva durante il coglione, insomma, che c'era roba invisibile, e ti dice che guarda, i nostri macchinari, io da esperti dico che tu stai per morire, ti mancano pochissimi mesi, ma io ti posso tagliare le tette e ti salverò. True story. Ecco qui di nuovo Caterino con i coglioni proprio, che spacca la bottiglia in testa all'uomo cattivo. Il problema è che questo pure è un uomo, ma comunque sì, non è questo la sede, è il momento. Sì. Vogliamo parlare dei 6 milioni, ragazzi, o no? Certo. Vogliamo rendere l'uomo meno tossico, casserola, e la donna un po' più andro, come lo sarà l'esa? Andro Palombo, eh? Questo è l'uomo che vogliamo. Ancora più. Accentuiamo di più questi contrasti, vero? Così lo vogliamo l'uomo. E così la donna. Bella muscolosa. E lui ti programma. Ti programma perché siccome la TV è piena di questo tipo di uomo, di donna, scusate, questa donna qua, lui ti programma già. Te sta dicendo. Ti sta programmando, questa è la donna. La donna di adesso è moderna, è muscolosa, sai? E ma tu sei rimasto indietro con la donna con forme un po' più. Ma vogliamo parlare di prendere poi in giro Dio, perché ovviamente loro si sentono, sono i bafometti, no? E sono questi qua loro. E certo che la dedichiamo. CC33 qua. Ma vogliamo dire a Homer di sbavare per questo tipo di donno? Lo sanno tutti che questo ha cambiato idea, diciamo là sotto. E l'uomo sbava per questo tipo di essere. E lui ti sta programmando adesso con la sua arte. È un artista con la S barrata maiuscola. Beh, cosa vogliamo dire di questo, ragazzi? Cosa vogliamo dire? Stai a casa e dici: se no ammazzi nonno che c'ha 100 anni. E se nonno muore a 100 anni è stata colpa tua. Ma scusa, aveva 100 anni. Sì, no, l'hai ammazzato tu. Vabbè. Che grosso impegno. Ha dato una mano lui al combattimento del coglione con questa bellissima arte. Quante vite ha salvato quest'arte. Grazie Alessandro. Un po' di divisione qua. L'uomo bianco che ammazza il nero. Così serve a dividerli un po', bianchi e neri, lì in America soprattutto. Io ho un sogno. C'è scritto qua. Cancellato. Non ce l'hai più un sogno. Io l'ammazzo. Ah, sì. Ancora qui che. Qui Obama diventa quello buono. Change we need, eh? Changed. Vabbè, non si legge molto bene, però insomma. Addirittura pure il premio Nobel diventa un angelo. Qui è Homer che praticamente ci dice a Alessandro che è bello se l'uomo comincia, invece di cercare annunci per donnine, deve cercare annunci per questo tipo di donnina qua. Meet single transgender woman looking for man. Questo trans qua sta cercando un uomo. Chiamalo uomo, dice il nostro Alessandro, il nostro artista con la S maiuscola. Vogliamo parlare un po' di Ucraina anche? Beh, è strano, questo artista sembra totalmente allineato col sistema, molto strano. Ma vogliamo parlare del ciclo mestruale della donna? Praticamente, siccome
il rettile, cioè le Nazioni Unite, anche hanno parlato di questa cosa. Dicono: ah, basta, le donne da adesso in poi devono avere il Tampax e gli assorbenti quasi gratis, perché così, siccome quelli li impregnano di roba tossica, così ne ammazzano le donne, piano piano gli fanno venire qualche cancro qua e là. Però loro lo fanno per la donna, e Alessandro dà una mano a questa causa. E come dice qua il rettile, le fasce più povere della popolazione non hanno i soldi per acquistare gli assorbenti a causa dei prezzi elevati e ricorrono ad abiti vecchi, stracci o altro espedienti? No, esponendosi, cosa dici? Non sei leggero, ignorante? Così si rischiano di contrarre l'infezione che dietro l'angolo di nessuno, come ha fatto la donna senza il Tampax migliaia di anni, come ha fatto? Si morivano infettate tutte. Che brutto. Ma adesso per fortuna sono le Nazioni Unite che fissano come quinto obiettivo di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 la parità di generi. E leggi tutto qua, insomma, guarda quanto ci tengono alle... Il ciclo fisiologico femminile non deve essere più un tabù e favorire l'accesso a prodotti sanitari di qualità, sì, proprio impregnati di qualità saranno, e a basso costo. E sì, così la pagano, le prendono qualsiasi cosa che è a basso costo, oppure gratis, ancora peggio, c'è la fregatura. Nell'ottica di rafforzare l'integrazione gli assorbenti, rafforzano l'integrazione della donna. Boh. Ma vogliamo parlare delle camere a gas, ragazzi? True story, eh? Ma vogliamo parlare di questa donna ribelle che ha lasciato l'uomo? Così si fa, cazzo? Che vomitava, che era bulimia, cioè, non mangiava. La donna ribelle, questa vogliamo. E infatti per questo vi abbiamo messo, noi reti, vi abbiamo messo Lady D, Lady Donno, a voi in televisione, perché ha lasciato l'uomo, no? È andato con l'amante, così lasciando l'uomo con i bambini, eccetera, e andando a divertirsi con quell'altro. Così vi programmavamo. Questa qua è ancora viva, ovviamente. Questo, ovviamente, perché Lady, it's more of a lady boy che altro. Però voi keep sleeping, voi continuate a dormire, va tutto bene. Qui il nostro Alessandro ci dice, ci fa vedere una donna forte, ma un po' troppo forte, questa Queen Letizia di Spagna. È quasi una drag queen, qualcuno direbbe. Quindi ragazzi, facciamo un grosso applauso, su, dai, alziamoci in piedi, una standing ovation, ragazzi.